Buongiorno a tutti, di nuovo qui con la consueta rubrica del venerdì, Best Pick Up di Friday, e iniziamo subito andando a vedere cosa ci propongono gli algoritmi di Trayport per oggi. Dato che selezionando l'algoritmo Earnings Ideas vengono restituite davvero molte operazioni di put credit spread. Possiamo, guardate, se scendo con il menu a tendina, sono veramente moltissime e tutte le probabilità sono molto alte. Moltissime operazioni hanno le probabilità superiori alla soglia del 90%. Per questa rubrica però abbiamo bisogno di una sola operazione, ossia quella che si presenta meglio sotto il punto di vista di rischio e rendimento e ovviamente tenendo conto delle probabilità. Sono quindi andato alla ricerca di altre strategie e ho notato che Autodesk compare anche tra le call credit spread e quindi senza dubbio anche tra le Iron Condor. E vorrei proprio concentrarmi sull'Iron Condor. Possiamo notare anche una cosa, ossia che sulla strategia di put credit spread gli strike erano 125-130, sulla strategia invece di call credit spread di Autodesk gli strike erano di 157,5-162,5. Mentre qui sull'Iron Condor gli strike sono un po' più distanti, ossia sul lato put abbiamo 123 e 128 e sul lato delle call invece 160 e 165. Questo dovrebbe aumentare sensibilmente le probabilità di un esito positivo dell'operazione che presenta come Iron Condor delle probabilità elevatissime. Tutte superiori al 90% qui su Trading Ideas, un credito di 0,89 e una ROI che sfiora il 1000%, che è davvero elevatissimo. Possiamo quindi analizzare questa operazione attraverso il Price Trajectory Chart. E notiamo che al 30 di agosto, data di scadenza dell'operazione, tenendo conto anche degli earnings, quindi andando a guardare le bande verdi, il prezzo dovrebbe essere compreso ai nostri strike di interesse. Infatti, con un 90% di probabilità, il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 128,15 e 156,62, quindi perfettamente allineato con la nostra strategia. Passiamo quindi all'option matrix, dove avevo già inserito i parametri dal lato put e dal lato delle call, e ho ottenuto questi risultati che sono andato ad inserire nel foglio di convenienza statistica, dove abbiamo un rischio lordo di 5 con un credito netto di 0,98-0,99. Questo ricordo è una media tra il credito netto restituito da Trading Ideas, che è più cautelativo, e il credito netto restituito da Option Matrix, che invece è più simile a quello che effettivamente potremmo andare a spuntare dal mercato. Quindi noi per restare cautelativi andiamo a fare una media, e dopodiché abbiamo le varie probabilità restituite da Option Matrix, quindi una probabilità media a favore del 91,6, una redditività attesa del 24,5% in appena 7 giorni e una redditività su rischio del 14,03%. Autodesk quindi si aggiudica il titolo di Best Pick di oggi. E se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Tradeport e a seguirci qui su YouTube, in modo tale da poter rimanere sempre aggiornati sul campo delle opzioni e sulla piattaforma Trayport. Io vi auguro una buona giornata e un buon trading.